Quest'anno noi abbiamo lanciato la terza edizione di questo premio ArcVision Prize Women in Architecture. È un'idea nata appunto 3 anni fa, cercando di colmare un vuoto, una lacuna. Molto spesso si parla di architettura, spessissimo si parla di architettura, ma molto raramente vengono portate in evidenza le opere e le realizzazioni di architette donne. Noi abbiamo notato questa lacuna e abbiamo deciso di lanciare questo premio internazionale, che poi è molto coerente con i principi e valori del gruppo Italia Cementi. Uno dei pilastri fondanti della strategia e del futuro di Italia Cementi è la sostenibilità, che si declina attraverso tantissime azioni, ma soprattutto attraverso lo sviluppo culturale della società stessa, dei nostri dipendenti, ma anche delle comunità e delle nostre controparti. Quindi questo premio è proprio una valenza culturale, quindi la diversità come un valore straordinario di sviluppo, di crescita sostenibile. Abbiamo l'opportunità di confrontarci con controparti anche straordinarie e abbiamo intercettato Odile Deck qualche anno fa e con lei è stato costruito e definito il concept di questo progetto. Odile con noi ci sostiene con grande entusiasmo, come tutte le giurate, queste donne straordinarie che partecipano e ci aiutano a individuare la vincitrice di questo premio, donne con background diversi, sono architetti, però ci sono anche persone che hanno ruoli diversi nell'economia e nella società globale. Expo, io lo ribadisco da tanto tempo, è un'opportunità straordinaria per il paese e per le imprese italiane e noi abbiamo cercato di cogliere questa opportunità lavorando da anni, lavoriamo su Expo. Partendo da Shanghai, quindi da Expo 2010, abbiamo iniziato subito a lavorare su Expo 2015, sviluppando prodotti, innovazioni, tecnologia che ha trovato una straordinaria applicazione in questo padiglione magnifico, Palazzo Italia, che è una struttura architettonica molto complessa, molto interessante. Quindi, ripeto, un'opportunità per il paese, ma anche per le aziende che operano in questo paese.